Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road! Eh sì, fa un freddo cane, penso che se sto zitto lo si senta abbaiare da qui. Ecco, tralasciamo le battute idiote e parliamo invece dell'argomento del giorno. Il disegno. Wikipedia ci dice il processo di tracciare dei segni su una superficie tramite l'applicazione di una pressione o trascinando degli appositi strumenti. Ecco, il concetto di trascinare credo che si avvicini moltissimo al mio modo di disegnare, perché io sono veramente totalmente negato nel disegno, e quindi quando cerco di disegnare qualcosa il risultato finale è come se mi stessi trascinando verso quella cosa, più che descriverla in qualche modo. Tendo a dire che veramente fatico a disegnare una O utilizzando un bicchiere come base, per cui... Comunque, scherzi a parte, a scuola, nella scuola media e poi al liceo, ho studiato il disegno, innanzitutto il disegno tecnico, soprattutto le proiezioni, eccetera, e quello che al liceo veniva chiamato disegno ornato, quindi la riproduzione, non so, di determinati capitelli, di determinati punti, e in quello devo dire che decisamente totale negazione. Veramente una cosa molto strana, proprio da una parte non c'è mai stata la passione o la voglia di approfondire il discorso del disegno, dall'altra sì, il disegno tecnico mi trovava perché ho un po' una mente matematica, mi piace schematizzare, ma quello che doveva essere il disegno a mano libera, no, decisamente non mi ha mai appassionato, quindi non ho mai approfondito, non ho mai voluto tentare, ho cercato in passato di disegnare, di dipingere, ma proprio mancando la passione manca la base, quindi uno dice «ok, proviamo», ma diventava un modo di mettersi una matita in mano e forzarsi di fare qualcosa, quindi decisamente no, non è il mio campo. Eppure lì fuori nel mondo ci sono tantissime persone che con delle matite o dei pastelli colorati riescono a creare delle cose allucinanti, e non parlo solamente di disegni fatti veramente molto bene o di disegni tecnici fatti a mano libera. Conosco chi veramente è in grado di tirare delle linee dritte a mano libera meglio che se avesse il righello. Io non lo so, anche quando tracciavo gli assi cartesiani sulla lavagna veniva fuori una stradina di montagna, quindi lasciamo perdere. Ora, in proposito di questo, vorrei presentarvi il canale di un artista italiano veramente molto bravo, che pratica una forma d'arte, una forma di disegno che si chiama iperrealismo. E veramente io penso che probabilmente già lo conoscerete, se non lo conoscete dovete subito andare a iscrivervi al suo canale. Lui è Marcello Barenghi, trovate il link del suo canale sul doobly-doo e sulla scheda. È molto bravo, sul suo canale fa questi disegni in time-lapse. Quello che veramente lascia senza parole è vedere lo sviluppo dei disegni, di disegni iperrealistici, tra le sue mani. Disegni che sembrano degli oggetti che proprio vengono fuori dal foglio, come se fossero degli oggetti reali, proprio delle vere e proprie fotografie, tutto fatto con matite e pennarelli colorati, qualcosa di allucinante. Per farvi capire bene di che cosa sto parlando, vi mostro innanzitutto un video nel quale realizza un disegno dedicato alla saga di Star Wars, visto che in questo periodo è uscito l'episodio 7. Il disegno di R2-D2, che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Guardatelo sino in fondo, attivando i sottotitoli, perché c'è una piccola sorpresa finale, ma soprattutto guardatelo con calma, perché questi video durano mediamente 3-4 minuti e condensano 3-4-5 ore di lavoro. Vedere che cosa cresce sotto le mani del buon Marcello,
in quelle che sono 5 ore, comunque nel video, quelli che sono 3-4 minuti, è qualcosa che lascia totalmente senza parole, proprio... non so neanche come descriverlo, vi posso solo dire guardatelo e mi crederete e resterete stupiti. Marcello ha realizzato anche dei lavori per scopo professionale, tra le altre cose realizza anche lavori a scopo professionale per lavoro, potete anche contattarlo se avete delle esigenze lavorative, ma comunque per darvi un po' un'idea di quello di cui sto parlando, ha realizzato in passato una campagna per la McDonald's, se non ricordo male, in Svezia, e sono alcuni video, di cui ve ne mostro uno, che è il chorizo BBQ di McDonald's, è un panino. Non vi dico nulla, andate a vedere chorizo BBQ di McDonald's, lo trovate sul doobly-doo, anche questo lo trovate sulla scheda. Veramente non vi dico nulla, guardatelo e poi raccogliete la mascella e tornate a seguire il vlog. Perché prima di concludere con Marcello e tornare un attimo al disegno, vi voglio mostrare anche un disegno veramente eccellente. Al momento che ve lo sto segnalando è quello che sul suo canale ha più visualizzazioni, ha più di 7 milioni di visualizzazioni, ed è una bottiglia di vodka. È bellissimo, proprio la resa della trasparenza della bottiglia e della tridimensionalità di questa bottiglia, quindi andate a vedere la bottiglia di vodka, video che linko sul doobly-doo e sulla scheda. Come ripeto, lui è Marcello Barenghi, è un artista italiano veramente molto bravo, e devo dire che una cosa che un pochettino mi colpisce è che viene intervistato dalle televisioni giapponesi, dalle televisioni straniere, in Italia non ha il successo che meriterebbe, perché comunque altro che andare a fare la campagna pubblicitaria per la McDonald's, personalmente penso che lui dovrebbe poter fare campagne pubblicitarie qui in Italia, cioè è incredibile che una persona di una bravura tale nel disegno iperrealistico, sia famosa all'estero, è un pochettino lascia l'amaro in bocca, no? Quindi comunque andate a vedere il suo canale, iscrivetevi, continuiamo al volo con l'argomento del giorno, perché concluderò velocemente. Io, come dicevo, sono particolarmente negato nel disegno, e quando vedo artisti del livello di Marcello, che invece con i pennarelli colorati tirano fuori queste cose che lasciano proprio senza parole, questa categoria di disegni che ti casca la mascella sulla scrivania, dico, ecco, non solo sono negato per il disegno, ma quanto sono negato per il disegno! Eppure, per esempio, in famiglia mia madre è molto portata per il disegno, per la pittura, le piace moltissimo dipingere, ha realizzato tantissimi quadri, ho suoi quadri nel mio ufficio, ho tantissimi suoi quadri in casa mia, moltissimi quadri li ha venduti. Devo dire che quindi probabilmente è la capacità di disegnare che salta una generazione. Ecco che, appunto, faccio questa domanda. Voi con il disegno che rapporto avete? Siete completamente negati come me? Avete bisogno di un normografo per disegnare una O? Oppure ve la cavate in maniera discreta? Siete artisti molto bravi, magari a livello di Marcello Barenghi o di altri artisti che fanno il realismo o l'iperrealismo a questo livello? Non lo so, fatemelo sapere sui commenti, oppure su Twitter con l'hashtag di DVOTR. Fatemi sapere se vi piace disegnare, se è una cosa che avete coltivato, una passione che avete coltivato nel tempo perché l'avevate sin da piccoli, se è una cosa che avete scoperto andando avanti nel tempo, oppure se è una cosa che avete scoperto per caso. Sono un pochino curioso, parliamone. Ci sono delle tecniche di disegno che vi piacciono, di pittura, non so, l'olio su tela, il disegno a matita, il disegno a penna. Bene, ragazzi, ditemi un pochettino cosa ne pensate del disegno, cosa pensate del canale di Marcello. Io direi che per oggi ho concluso, per cui vi ringrazio per essere arrivati in fondo a questo vlog. Vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, di fare pollice in alto e di condividerlo con i vostri amici. Potete condividerlo anche su WhatsApp o Telegram se siete sul dispositivo mobile. A proposito di Telegram, vi ricordo che potete iscrivervi al mio canale Telegram, trovate il link al canale sull'annotazione, sul doobly-doo e sulla scheda, in questo modo saprete subito quando ho pubblicato un nuovo video. Vi ricordo, tra le altre cose, di iscrivervi al mio canale, se non l'avete già fatto è gratuito, vi farà assumere quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, e soprattutto dovreste ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video di qualsiasi playlist. Tra l'altro c'è una playlist che sto per cominciare, quindi vi consiglio di restare collegati al canale. Ok, io sono Grizzly, questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!